Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi prepariamo due ricette, insomma, due hot dog da ciupparsi davvero lo sdero. Sì, perché diciamo la verità, tutti quanti amiamo farci del male ogni tanto, soprattutto quando magari, a me capita spesso, no, che vai a mangiare in questi ristorantini tutti fighetti, tutti eleganti, dove ti danno le porzioni micron, che tu hai bisogno di proprio del telescopio Hubble per riuscire a guardare quello che c'è nel piatto, e quando esci fuori dici, ho un po' di fame, poco poco, e allora ti vai a fare o il panozzo con la salamella di quello buono 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 da ciupparsi allo sderos, oppure il panozzo, che è questo classico, l'hot dog con il wurster, krauti e badabam badabam badabam. Oggi però vorrei darvi anche una seconda versione, infatti ne faremo due, quello classico e quest'altro che è l'hot dog barbato. Se poi andate magari in questi barrettini la notte, dici, mi fai l'hot dog barbato? E loro dici, come si fa? Non lo so io. E sì, dici, guarda qui, fammelo così. Tanti ingredienti ce li hanno praticamente tutti. Va bene, dai, allora, vediamo di che cosa abbiamo bisogno e cominciamo la nostra preparazione. Olè, fa caldo. Per quello classico abbiamo bisogno ovviamente del pane per gli hot dog, poi faremo anche di questo la video ricetta, i krauti, quelli che vendono in salamoia, anche di questi faremo la ricetta, e ovviamente anche del wurster. E vi stupirò perché anche di questo faremo la ricetta. Fatto in casa il wurster è spettacolare. Poi ci serviranno ovviamente senape, ketchup e maionese. Tagliare il pane leggermente di sbiego, vedete, in questa maniera. Quindi aprirlo delicatamente per evitare che si possa rompere e metterlo sulla griglia. Questo serve per evitare che il pane si inzuppi una volta che poi andremo ad inserire il wurster e le varie salsine, cremine, eccetera, eccetera. Sempre sulla griglia mettere anche i krauti e girarli frequentemente per evitare che si attacchino e che si bruciacchino, diciamo. E voilà, il pane è bello che è pronto, spettacolo. Vediamo un attimino i krauti, anche loro sono pronti, via. Li togliamo dal fuoco, mentre per quanto riguarda il wurster ha bisogno di un tempo di cottura di circa 7-8 minuti a fuoco medio. Cominciamo la farcitura. Sulla base del pane mettere un pochino di senape. Il wurster è cotto, quindi lo mettiamo al centro del pane, perfetto. E poi il krauti che abbiamo scaldato sulla piastra e ha praticamente espresso al massimo quelli che sono i suoi sapori, i suoi profumi, i suoi aromi. La quantità ovviamente è al gusto. Aggiungere dunque un po' di ketchup, se volete al gusto ancora un pochino di senape, e poi per chiudere il tutto la maionese. E voilà, léger son fatto. Questo è l'hot dog classico wurster e krauti. Da ciupparsi los dedos, guardate che meraviglia, che colori, che profumo, mamma mia, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? E ora vediamo insieme come si realizza l'hot dog barbato. Ovviamente abbiamo bisogno sempre del solito pane, ovviamente il wurster e poi del cheddar, 3 fettine sono sufficienti. Al posto del cheddar si può utilizzare della fontina o dell'asiago. Come vedete, 3 fettine sono più che sufficienti, ne basterebbero anche 2. Lo tagliamo dapprima in listarelle così e per poi andare a ricavare dei cubettini più o meno di queste dimensioni. Vedete? Sbrem! E voilà! E anche il formaggio è pronto. Un bel formaggio filante, è fantastico, però non acquoso, quindi no mozzarella. Poi ci servirà una cipolla rossa e poi uno o due peperoni, rosso, giallo, verde, blu, come meglio preferisci tu. Per la glassatura dei peperoni abbiamo bisogno di olio extravergine di oliva, aceto di mele, un pochino di tabasco, un pochino di sale, pepe e poi un pochino di zucchero. Per chiudere, senape, maionese e ketchup. Per quanto riguarda le dosi, adesso ve le vado a dettagliare meglio. Io utilizzerò un quarto di peperone rosso e un quarto di peperone giallo. Però poi dopo, se vi avanzano questi peperoni, perché non li utilizzate tutti quanti, credetemi, sono anche un contorno veramente spaziale. Allora, come si puliscono i peperoni? Bisogna eliminare il picciuolo, ovvero questa parte, dopodiché eliminare anche la parte interna, quella un pochino più chiara. Vedete? Con un coltellino si fa in questa maniera e sbrem, quindi oltre ai semi il picciolo anche la parte bianca. Dopodiché tagliare il peperone in listarelle molto fini, vedete? Questa è la giusta dimensione.
Passiamo dunque alla cipolla, in questo caso, dato che sto utilizzando solo mezzo peperone in totale, perché è un quarto di quello giallo e un quarto di quello rosso, quindi utilizzerò solo mezza cipolla. Ecco, questa è un po' la proporzione. E la tagliamo in questa maniera. Non dobbiamo tritarla, dobbiamo lasciarla così. E voilà, e la uniamo ai peperoni. All'interno di una padella antiaderente mettere un filo d'olio extravergine di oliva, portarlo a temperatura, quindi aggiungere i peperoni e la cipolla. Aggiungere un pochino di sale e un pochino di pepe. In questa fase di cottura tenete il fuoco bello vivo perché devono sfrigolare molto bene. Quella che dobbiamo realizzare è una cottura abbastanza veloce, massimo 10 minuti. Il peperone si deve ammorbidire esternamente e deve rimanere croccante internamente. Aggiungere dunque 2 cucchiaini di zucchero. Lo zucchero, come il sale, tenderà a far fuoriuscire i liquidi presenti all'interno sia della cipolla che del peperone, e contestualmente tenderà anche a fare un altro lavoro, a formare quella che è una sorta di cremina. Guardate che meraviglia! Dopo circa un paio di minuti lo zucchero comincia a caramellizzare e a formare questo fondo meraviglioso, particolare. Quindi aggiungere l'aceto di mele oppure aceto di vino bianco, o va bene anche l'aceto di vino rosso. Ecco, mi raccomando, unica raccomandazione: tenere bene sempre tutto in movimento. Quindi se non siete in grado di saltare bene, potete tranquillamente utilizzare un cucchiaio di legno e problemi non ce ne sono. Gli ultimi 30 secondi di cottura, aggiungere il tabasco e spegnere il fuoco. Quindi travasare il tutto all'interno di un piatto e lasciar intiepidire leggermente. Guardate che spettacolo! Ora l'odore che viene su è un po' forte, vi renderete conto che è quasi fastidioso, ma non vi preoccupate, il sapore è spettacolare. Tra l'altro, quella che avete visto adesso in realtà è semplicemente la ricetta dei peperoni glassati, molto semplice da realizzare ed è anche un ottimo contorno da accostare in modo particolare alla carne di maiale, per esempio delle bracciole cotte alla griglia con a fianco questi peperoni glassati, sono qualcosa di fantastico. Ma torniamo alla ricetta. Anche in questo caso mettere un pochino di senape sul pane tostato, quindi aggiungere il wurster. Sopra il wurster, che è ancora bello caldo, il formaggio, che comunque avete lasciato anche a temperatura ambiente, in maniera tale che a contatto con il calore tenderà a sciogliersi e a diventare leggermente filante. Sopra il formaggio i peperoni glassati. Assaggiateli questi peperoni e poi ditemi che cosa non sono. Sono perfetti, qualche cosa di spettacolare, belli, croccanti, profumati, buonissimi, da ciuparselo sdelos, mamma mia. Ottimi, io ci metto ancora un pochino di quella che è la loro puccetta, eh sì, che così almeno questa cola all'interno va a insaporire, mamma mia. E per chiudere l'hot dog, un pochino di maionese. Sbrem, mamma mia che spettacolo, mi hanno fatto morire da ridere i commenti riguardo la maionese dei tramezzini, mi avete detto che dovevo metterne di più ma ne è messa poca, e poi un pochino di senape. In questo caso il ketchup no, non serve, perché quel sapore viene dato comunque dai peperoni. E voilà, léger, son fatto, guardate che meraviglia, ma che spettacolo, ma che cosa non è, ma che cosa non è. Ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze. Ricordatevi anche di attivare la campanellina per non perdere le notifiche delle nuove video ricette. Ciao! E voilà, adesso facciamo le persone serie con la birretta. Salute. Sicuramente andrà in giro ancora. Mamma mia, questo cannone. E adesso, quale dei due assaggerò per prima? Quello classico, che conoscete già tutti quanti il sapore, però vedete, con una bella presentazione, poi fatto bene, è meglio. No, io voglio assaggiare subito il mio, cioè l'hot dog barbato. Ma guardate che meraviglia! Però vieni di qua, vieni di qua. Mamma mia. Mm-hmm.
Non lo so, secondo te, mamma mia. Beh, dopo si lava. Oh, il tabasco arriva piano piano. Mamma che buono. Ci dobbiamo fare male, facciamocelo bene. Vieni qua, salute. Cin cin piano piano. No, l'altro no. L'altro non te lo do. E vabbè, vieni qua. Ti devo dire una cosa proprio nell'orecchio. Ora sai. Anche questo è mio. No.